Dado, segui YouTube Italia? C'è qualche YouTuber che ti piace? Allora, ora vi dico lo YouTuber che ho seguito di più. Ora vi dico lo YouTuber che ho seguito di più nel 2020. Siete pronti, raga? Lo dovete riconoscere. Allora, vi dico. Lo riconoscete dalla sigla, raga. Avete capito chi è? Voglio, davvero non avete capito chi è? Lo dovete seguire, raga. È assolutamente da seguire. Non so se fosse la più forte, ma la classifica è questa. Non mi sento male per me, ma per tutta la gente interista. È una sconfitta che resterà per sempre. È con queste parole, pronunciate con dolore da Hector Cooper, che cala il sipario su una delle stagioni più incredibili della storia del calcio italiano. Gianluca Il Fraula, calcio ragazzi. spesso è come una lunga partita poker, perdi anche in maniera sanguinosa, ma hai sempre la possibilità di rifarti. Alla Juve, che non ha ancora assorbito il colpo dello scudetto perso sotto l'acqua di Perugia, il momento giusto sembra capitare nel luglio del 2001. Mamma mia, che... Allora, lui e poi... Aspettate che vi dico qual è l'altro. Aspettate. Pronti? Aspettate. Allora, ve ne dico tre, ragazzi. Ve ne dico tre. Uno è lui. Un altro è lui. Ok, è arrivato il momento che io vi dica tutto quanto sulla mia avventura in Nord Corea. Sono successe delle cose molto particolari nel mio viaggio che probabilmente il mio caro amico Kim non vorrebbe che io raccontassi. Ma ciò. Questo è il progetto Happiness, ragazzi. L'ho scoperto proprio all'inizio dell'anno scorso, con entrare da soli in Corea del Nord. E poi. Il terzo. Il terzo è lui. Il terzo è lui. Questi sono i tre. Aspettate. Aspettate che c'è la pubblicità. La Terra è sferica, la NASA ci fornisce immagini tutte computerizzate e voi credete. Piattisti non hanno badato a spese in termini di allestimento. Va che bello, eh? Ma subito le rivelazioni iniziano. Che facciamo? Cioè, da qua in Sicilia, in Puglia, dall'altra Barba parte. scura, raga. Ragazzo. Partita pubblicità, vabbè. Barba scura, raga. Barba scura. Barba scura, fantastico. Io credo che questi siano stati i canali che ho seguito di più l'anno scorso. Alla fine tu sei, credo, uno dei pochi YouTuber che anche quando legge ci mette una recitazione tale che sembra che stia improvvisando. Il primo dei tre che ci hai fatto sentire sembrava quasi che stesse leggendo un tema. Sì, in effetti, però è un modo di narrare giornalistico che ci può stare. Secondo me Gianluca Fraula è top, veramente top.
Sì, beh, insomma, li conosco, sia Mercadini sia Link for Universe. Semplicemente vi ho linkato, cioè, quelli che seguo tantissimo. Poi qualche video, guardo anche qualche video di altri. Ecco, però, insomma, proprio in generale, proprio tre che proprio apprezzo tantissimo. Progetto Happiness fa dei viaggi, ma mi piacciono assai. Gianluca Fraula, secondo me, racconti sportivi eccezionali. Progetto Happiness, beh, insomma, sono dei micro documentari alla fin fine. E Barbascura X, ragazzi,